Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione vallefoglia@rossinitv.it. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché dopo le diverse segnalazioni delle ultime settimane riguardanti l'abbandono di rifiuti lungo tutto il territorio del comune di Vallefoglia, l'amministrazione è intervenuta sull'argomento ribadendo come sarà effettuato un maggiore controllo da parte delle autorità competenti. Sul tema invece della videosorveglianza e quindi delle videocamere per il controllo, il sindaco Ucchielli ha risposto così. Ma incivili e maleducati, pochi per la verità, pochissimi, però fanno un danno perché lasciano televisori, materassi, robe assurde. Quando c'è un centro che riceve gratuitamente di marche multiservizi a Montecchio, dove tutti possono portare i rifiuti, quelli più, un po' più ingombranti, insomma. C'è una buonissima educazione sulla raccolta differenziata, perché siamo oltre il 70%, dal 70-80%. È chiaro che se questi pochissimi casi che ci sono, che però danno una pessima immagine, si potessero evitare, io quindi credo che tra l'altro c'è anche una multa abbastanza salata, quindi si intensificheranno i controlli da parte degli ispettori di Marche e Multiservizi, ma anche dei vigili, dei carabinieri, della polizia locale dello Stato. Evitate di dare una pessima immagine, lavoriamo giorno e notte per la rasatura dell'AR, del verde, dei parchi, dei giardini. E, diciamo, il centro del benessere delle persone, e dare un'immagine non buona non è una cosa da persone per bene, educate, civili, come sono la stragrandissima maggioranza dei cittadini di Vallefoglia. Quindi quei pochi che non fanno le cose come vanno fatte, fatele anche voi, ecco. Ma non è che possiamo mettere una telecamera per ogni fesso, nel senso che se uno non rispetta il limite della velocità gli mettiamo una telecamera, se uno non rispetta l'ordinanza sul decoro gli mettiamo un'altra telecamera, e se uno va a velocità supersonica dovremo mettere una telecamera per ogni cittadino, un carabiniere, un vigile per ogni cittadino. Bisogna rispettare le regole e avere buona educazione. Educazione civica una volta la insegnavano a scuola, quindi bisogna avere una buona educazione, un rispetto civico delle regole, evitando di buttare via anche dei soldi, perché le telecamere costano centinaia. Noi abbiamo una rete di telecamere piuttosto importanti, ma sono più che altro per la delinquenza organizzata, per evitare situazioni di difficoltà. Io devo mettere in ogni bidone dell'immondizia una telecamera, ma di cosa parliamo, di cosa scherziamo? Insomma, penso che bisogna ritornare ad educare e fare in modo che tutti sanno che una società democratica è una società delle regole, è una società anarchica, è una società dove ognuno fa quello che gli pare, e non mi pare che sia giusto che ci sia una società anarchica. E a proposito proprio di rifiuti, un cittadino di Vallefoglia ci ha inviato tramite segnalazione un video segnalandoci come in via Ponte Vecchio, ovvero la strada di collegamento che dalla frazione di Talacchio porta verso quella di Ponte Vecchio appunto, sono stati gettati a terra in pieno stato di abbandono rifiuti di ogni tipo, come ad esempio un forno, un aspirapolvere, tavole di legno, valigie abbandonate, oltre addirittura ad alcuni resti di scheletro di animali. E sempre in tema ambientale, nella mattinata di domenica 23 maggio alle ore 10, l'associazione Diversamente ha comunicato come presso la zona industriale di Talacchio, più precisamente nell'area della mensa aziendale, si terrà un incontro pubblico tra i cittadini per discutere sempre della tematica riguardanti le no al digestore di Vallefoglia. All'incontro potranno partecipare liberamente chiunque sia interessato ad affrontare la tematica, sempre nel rispetto delle normative in vigore. E con le nuove disposizioni attuate dal governo, i centri commerciali potranno nuovamente aprire anche nelle weekend. Una situazione che per molti in questi mesi è stata surreale e ha fatto indignare diversi commercianti.
E questo proprio è il caso di Stefano, titolare dell'omonima attività, che ai nostri microfoni ha espresso tutto il suo malumore. Sentiamo. Beh, le prime sensazioni sono di ci siamo spersi e lasciati a noi stessi, lasciati a un'organizzazione aziendale per fortuna molto elastica, in quanto siamo stati chiusi dall'oggi al domani, da un venerdì a un sabato, cosa che ancora non abbiamo fatto fatica ad ammortizzare nel tempo. Adesso è un riapri tutti il giorno, qualche giorno prima. Con Draghi abbiamo migliorato di pochi giorni, ma in pochi giorni un'azienda come la mia con 10 dipendenti non riesce a riorganizzarsi, quindi io di conseguenza la domenica terrò chiuso per mia decisione. Il sabato farò il solito orario settimanale e niente, continuo così, vado di mio, non sto più dietro alle loro angherie inutili, in quanto noi non siamo un centro commerciale e quindi di conseguenza non mi abbasso a loro apri e chiudi per un richiudi tra a settembre di nuovo sotto Natale. No, io sono organizzato con i miei ragazzi, facciamo i nostri orari, apriamo anche a Pesaro e ci stiamo organizzando in questo modo. Punto. Sono molto incazzato sulla storia. Sicuramente a Natale tenteremo di organizzare in questi due mesi, luglio e agosto, come ammortizzatori per una riapertura domenicale sotto Natale. Non sarà una riapertura poi a gennaio-febbraio. Mi devo studiare insieme ai miei ragazzi una strategia per questi tre mesi, dove bisognerà fare ovviamente più ore del normale o assumere delle altre persone da formare, che è molto difficile in questo periodo. Aprirai nuovamente anche a Pesaro in un anno complicato come questo, raddoppi? Sì, era una promessa che mi sono fatto, un sacrificio che ho fatto. Ognuno ha il suo capriccio. A me andare via da Pesaro in quel modo è stato devastante, ingiusto, non mi sento di aver sbagliato niente. Io avevo preso un locale di 1000 metri quadrati dove svolgere la mia attività e me ne sono trovato uno da 250 metri di vicinato. Ho messo l'avvocato e se ne sta occupando l'avvocato mentre io penso alla mia azienda. E nella mattinata dello scorso sabato sono iniziati i vaccini nel nuovo hub vaccinale di Gradara. La location, messa a disposizione anche per i cittadini di Gabicemare e di Tavuglia, sarà attiva tutti i sabati mattina del mese di maggio. Una comodità in più per permettere alle persone uno spostamento minore rispetto a quello in direzione Pesaro. Il sindaco di Tavuglia, Francesca Palucci, ne ha parlato così. Sì, da sabato è attivo, chiaramente i sabati, è attivo l'hub vaccinale, quindi territoriale, qui a Gradara, che per noi chiaramente, per una parte del nostro territorio, è molto più comodo che recarsi a Pesaro. Devo dire che posso solo ringraziare per il grande lavoro che hanno svolto i sindaci di Gradara e di Gabicce, e tutti i volontari, medici, infermieri, il personale amministrativo, praticamente tutto personale volontario che grazie al loro lavoro e al loro impegno si rende disponibile questo centro dove poter fare i vaccini il sabato mattina. E il primo sabato che è stato attivato è stato quello scorso, sono stati fatti 108 vaccini, quindi una buona, diciamo che è andata bene, una buona frequenza. E noi chiaramente chiederemo, quando sarà il nostro momento, chiederemo di poterci vaccinare a Gradara e nello stesso tempo si sta cercando insieme al sindaco di Vallefoglia di poter aprire anche l'altro centro vaccinale a Montecchio di Vallefoglia, che per noi è comodo, per un'altra parte di territorio che, come sappiamo, il nostro è molto ampio ed è su due fronti. Sulla piattaforma, quando si inserisce la residenza, perché in teoria potrebbero recarsi in questi punti vaccinali anche altri residenti, però adesso ancora si stanno sistemando un po' di cose sulla gestione informatica e amministrativa. Per quanto riguarda i nostri territori, un residente a Tavuglia dovrà indicare il CAP, quindi il codice di avviamento postale,
quello di Gradara, che è 61012, e non quello di Tavuglia 61010, perché altrimenti non si apre la possibilità di poter scegliere il punto di vaccinazione su Gradara. Devo dire che rispetto a all'unica settimana che ci ha portato in quelle condizioni, sono diminuiti tantissimo i contagi, tant'è che oggi, ad oggi abbiamo 15 persone positive, quindi con 15 persone contagiate, ed è un numero insomma abbastanza tranquillo. È chiaro che però bisogna sempre stare molto molto attenti. Io penso che comincino a fare effetto anche i vaccini, e oltre a meno ad avere meno persone contagiate, sono anche molto diminuiti tantissimo i ricoveri ospedalieri, quindi è una, diciamo che un bel risultato. E se un nuovo hub vaccinale è stato fatto in quelle di Gradara, non si può affermare la stessa cosa per quanto riguarda Vallefoglia, con il sindaco Palmiro Chielli che ancora una volta ha ribadito la volontà di creare uno spazio dedicato alle vaccinazioni all'interno del territorio comunale per ridurre lo spostamento di tutta la cittadinanza. Innanzitutto io penso che la regione avrebbe dovuto fare i tamponi a tappeto in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per quel che ci riguarda sono le scuole medie, sono circa 600 alunni per del Busco, cosa che non ha fatto e che ci pare abbastanza assurdo. In secondo luogo avrebbe dovuto fare nelle strutture degli ex ospedali, oltre che Pisolo Fanno Urbino, e nelle case della salute i vaccini, evitando gli spostamenti enormi su quei tre punti Pisolo Fanno Urbino. Mi pare una cosa fuori da ogni buon senso. In terzo luogo avrebbe dovuto interloquire con i medici, perché non possono essere i sindaci, perché i medici hanno una convenzione con la regione. Noi glielo chiediamo per cortesia, ma fanno un po' fatica. Noi qui abbiamo 30 medici, io spero che almeno una parte, una buona metà, diano la disponibilità, ma lo dovrebbero dare la regione, perché è la regione che organizza i vaccini, non il comune. Farlo nella Casa della Salute di Montecchio è un'attenzione verso una popolazione di circa 50.000 abitanti, è buon senso, è nata apposta la Casa della Salute per dare tutte le risposte ai cittadini sulla tutela della loro salute, che viene al primo posto. Quindi continuiamo ad interloquire anche noi con i medici, però quello che dovrebbe essere è l'assessore regionale, la regione, che chiama i medici che hanno la convenzione con la regione, con un ristoro abbastanza importante che la regione dà ai medici di medicina generale, per fare i vaccini o negli ambulatori o nella Casa della Salute, o l'uno e l'altro, perché molti medici alle persone più in difficoltà gli fanno anche, diciamo, il vaccino nel loro ambulatorio, cosa ovvia, perché quando c'era il vaccino dell'influenza tradizionale normale, tutti i medici lo facevano nel loro ambulatorio. La situazione contagi è fortemente diminuita, sono 59 ad oggi, rispetto ai 95 di una decina di giorni fa, e quindi se, come raccomandiamo sempre, diciamo, si evitano gli assembramenti finché non avranno fatto tutti a tambur battente tutti i vaccini, occorre che si evitino assembramenti, si mantiene la mascherina, si sta nelle distanze giuste, e soprattutto si fa l'igienizzazione, cosa che bisognerebbe fare sempre nella vita: tenere in ordine, pulito, e lavarsi le mani più volte al giorno per evitare contagi. Ecco, sperando che fra una mesata, poco più, si possa ritornare ad una situazione di normalità. Bisogna accelerare con i vaccini, fare in modo che tutti facciano i vaccini, nessuno escluso, perché è evidente che il vaccino ti consente di riprendere l'attività nella sua normalità, come eravamo più di un anno fa. E in questi giorni intanto a Vallefoglia sono iniziati i lavori di realizzazione di nuovi parcheggi a Montecchio in zona Via Opilatore adiacente alla Casa della Salute. Con questi ulteriori parcheggi si andrà ad incrementare la possibilità di sosta a quanti si troveranno a frequentare la zona interessata, caratterizzata dalla presenza di tanti servizi, tra cui, oltre alla Casa della Salute già citata, anche gli ambulatori medici,
i supermercati, i numerosi negozi, la farmacia e vari uffici. I lavori, che sono stati aggiudicati alla ditta Francesconi Costruzioni SRL con sede a Mondolfo, termineranno entro la fine della settimana e sono stati interamente finanziati con i mezzi propri del bilancio comunale. E queste saranno settimane importanti per il futuro della ciclovia delle Foglie. Infatti, il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere presentato entro il mese di luglio e, come emerso dalle parole delle consigliere regionale Andrea Biancani, l'obiettivo è quello di aggiudicare i lavori entro la fine del 2021 oppure nei primi mesi del 2022. Sentiamo. Sì, devo dire che per quanto riguarda la ciclovia del Foglia siamo nei mesi decisivi, nel senso che la Regione Marche ha assegnato il progetto esecutivo. È un passaggio importante perché dopo aver approvato il progetto preliminare che consentiva di individuare il percorso e di poter avviare le procedure espropriative, ora con un progetto definitivo ed esecutivo riusciremo a capire bene dove passerà questa pista ciclabile. L'investimento che la Regione Marche ha messo in campo è di 5,5 milioni di euro, sarà il proseguimento della ciclabile che è lungo il fiume Foglia, cioè quello che parte dal Ponte Vecchio a Pesaro, che arriva fino al galoppatoio, cioè dove c'è l'area per i cavalli. Il percorso ciclabile proseguirà passando per Valle Foglia, i vari centri abitati, Rio Salso, Borgo Massano, fino a Casinina di Auditore. Il percorso non sarà completamente lungo il fiume, ma sarà a volte passerà vicino alle zone artigianali, vicino ai centri abitati, perché riteniamo che questa debba essere una vera e propria ciclovia che, se da una parte sarà importante per tutte le persone che vivono in quel territorio per potersi spostare a livello quotidiano per andare al lavoro, per andare a scuola o per andare a trovare un amico, ma avrà anche una funzione di tipo turistico, cioè noi ci auguriamo che venga utilizzata dalle tante persone che vengono in vacanza nel nostro territorio anche per visitarlo utilizzando la bicicletta. Beh, attualmente mi sono sentito con i comuni stanno avviando le procedure espropriative, che sono importanti perché questo è un percorso ciclabile che in parte va in area demaniale ma in parte utilizza le aree private, e l'obiettivo come quello appunto di avere il progetto entro il mese di luglio. Poi ovviamente occorrerà verificare se tutto va bene e poi avviare la gara. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a partire o per la fine dell'anno, ma penso che si riuscirà a partire probabilmente per i primi mesi del 2022. E ora concludiamo parlando di sport. Niente da fare per la Mega Box Valle Foglia, che in gara 1 della semifinale playoff cade in casa della Green Warrior Sassuolo per 3-1. La squadra allenata da coach Fabio Bonafede paga i troppi errori e passaggi a vuoto e torna da Sassuolo con una sconfitta in 4-7 che conferma l'equilibrio assoluto di questi playoff per la promozione in Serie A1. Ora le Tigri saranno costrette a vincere gara 2 contro la Green Warriors, in programma a Valle Foglia, sabato 22 alle 17, per arrivare poi allo spareggio che si disputerebbe il giorno dopo, domenica, sempre alle Paladionigi e sempre alla stessa ora. Ed era questa l'ultima notizia di questa nuova edizione delle Valle Foglia Magazine. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo, il 28 di maggio, e vi auguro un buon proseguimento di serata.